pomeriggio ragazze, sono tornata. Vediamo un po' se riesco anche a non apparire in video come una disperata. Difficile. Comunque, sono tornata in realtà ieri, però ero molto 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 stanca. Avrei voluto fare un video chiacchiere ieri, che era venerdì, per rimanere in linea con gli appuntamenti, però ero veramente cotta. Sono atterrata a Caselle alle 10 circa del mattino, ero partita da Johannesburg il pomeriggio prima, praticamente, quindi un 13-14 ore di viaggio, ero cotta, ho dormito, poi ho dato una pulita a casa e non ce l'ho fatta fare nient'altro. Tra l'altro sono ancora in fase riorganizzazione, perché oltre ad aver svuotato la valigia, ho deciso che oggi, visto che non è una giornata bellissima a Torino, e io sono ancora un po' scombinatella, nel senso che non ho sonno, però ho un po' di mal di testa, devo dire la verità, quindi oggi proprio take it easy, super easy, non potevo almeno chiudere l'armadio. Però ho intenzione di mettere a posto gli scrub, i fanghi, fare un po' questo lavoro di riordino che ogni tanto faccio, perché tiro fuori 10.000 cose e poi ne ho troppe in mezzo. Ogni tanto devo partire da zero, resettare e mettere tutto a posto. Sono stata per l'appunto 6 giorni in Sudafrica, sono partita sabato scorso e sono ritornata ieri, quindi 6 giorni. Dal punto di vista lavorativo è andato tutto bene. È un paese veramente strano, nel senso che ha queste bellezze naturali, gli animali, il verde, il clima, però non ci vivrei mai, non ci vivrei mai. Considerate che mercoledì sera siamo andati a fare una cena a 1 chilometro circa dall'albergo e assolutamente non ci hanno fatto tornare a piedi, cioè per farvi capire, molti miei clienti, i nostri clienti erano terrorizzati in aeroporto, che volevano la sicurezza fino al taxi. Tra l'altro non ce n'è bisogno, ve lo assicuro, però è proprio un posto dove non vivrei. Comunque ho fatto un po' di shopping e ve lo faccio vedere, perché tanto ce l'ho ancora qui fuori, quindi prima di mettere via vi faccio vedere che ho ricomprato la marula, il mio liquore preferito. Ma questo gattino è sempre più bello. Ho comprato la marula e ho anche comprato i cioccolatini con dentro la marula, che tra l'altro la marula è un frutto che mangiano gli elefanti. E mi ha fatto molto ridere perché un giorno mi hanno raccontato che durante la visita al parco degli animali, al parco naturale, uno dei ranger, tra l'altro, vabbè, di ranger ci sarebbe da dire un episodio, ora ve lo racconto, uno dei ranger ha raccolto una cacca di elefante e ha detto: "Non usate, non puzza". Poi l'ha aperta e ha fatto vedere che dentro c'era il frutto di amarula, perché gli elefanti se la mangiano. Vabbè, comunque ho scoperto un sacco di cose interessanti in questo parco, molto molto interessante. Poi mi hanno regalato un pacchettino di biltong, che altro non è se non carne essiccata. Questa è di beef e qua lo metterò in cucina, va bene per gli snack. Poi mi sono comprata in un negozio, tipo in una pharmacy, dove hanno... Tra l'altro, una cosa che ho notato è che in Sudafrica vanno un casino i supplementi, del tipo 10 tipi di pillole di collagene diversa, vitamina D, vitamina B, ma scaffali e scaffali di supplements, proprio un casino. Io ho comprato della spirulina. In realtà ne ho comprate tre, ho preso 3 confezioni di spirulina. Tra l'altro, con una di queste confezioni mi hanno anche regalato uno shaker, gentilissimi, devo dire, una gentilezza proprio notevole. Questa, tra l'altro, si è aperta, quindi sto seminando spirulina ovunque, very well. Poi ho preso del cocco, che vuoi, di comprare qualcosa, dell'olio di cocco, perché costava veramente niente, veramente niente. E poi altre cagatine. Non ho avuto tempo di fare altro shopping, perché comunque ero per lavoro, ho fatto veramente un giretto di un'ora circa in un centro commerciale vicino a dove ero, e non avrei avuto tempo di comprare nient'altro. Ma vi posso anche dire che vabbè, le marche di make-up sono le stesse che troviamo da noi, quindi niente di nuovo per quanto riguarda il make-up. Lo so che mi tocco sempre i capelli, è purtroppo un vizio che ho quando filmo, perché mi guardo e mi sembra sempre di sembrare disordinata, probabilmente sono disordinata. E invece l'abbigliamento, al di là delle marche, che comunque anche quelle magari si trovano già qui, tipo sono entrata con un mio collega da Lacoste, ed è più caro rispetto a quanto non lo paghiamo noi. Guardate che carino questo vestito. Vi devo fare un outfit con questo vestitino. Guardate che fantasia carina che ha Apua, preso da Marta. Quindi l'abbigliamento bello, comunque più caro rispetto a quanto non lo paghiamo noi, anche solo per un livello di per un discorso di importazione, dogane, eccetera, eccetera. Invece l'abbigliamento base, cinesate, niente, niente che mi venisse voglia di entrare a comprare, ecco. E ho perso il filo del discorso.
Molto bene. Comunque, vi rispondo a qualche domanda che mi avete fatto in questa settimana. Se voi mi seguite su Instagram, avete visto che sono partita per la trasferta con una piega mossa come la faccio in genere io. E mi avete scritto tutte prese benissimo pensando che l'avessi realizzata con la spazzola rotante. Purtroppo vi devo dire che la prima volta che ho provato questa spazzola rotante non mi ha lasciato per niente soddisfatta. I capelli mi si impigliavano, comunque è da utilizzare sul capello asciutto e quindi non riesco a trovare un vantaggio rispetto a una piastra o a un ferro, ma prima di bocciarla, povera piastra, la proverò ancora almeno una volta prima di recensirla positivamente o negativamente. Per adesso no. Per adesso no, se avete un po' di manualità lo stesso effetto lo potete realizzare tranquillamente con un ferro o la piastra, ma vi ripeto, voglio provarla ancora almeno una o due volte, solo che io non stiro i capelli spesso, quindi non so quando ve ne parlerò. Se riconferma invece positiva l'impressione che ho del diffon, ma ho pensato che magari un sabato, un giorno che sono a casa, potrei farvi vedere dall'inizio alla fine l'effetto del diffon sui capelli. Lui l'ho usato 3 volte, anche non so, lo provo ancora un po' in modo poi da potervi dire pro e contro. In tantissime mi parlate sempre di un Parlux che io non ho mai visto nemmeno, quindi non so come sia, non so cosa sia, non ne ho idea. Però adesso il diffon mi sta piacendo. Vi volevo dire che con mio grande sollievo i famosi leggings sono arrivati e non solo sono arrivati, ma stanno piacendo più o meno all'80% delle ragazze che li hanno presi. Una mi ha detto che la qualità era proprio un po' cheap, un'altra mi ha detto che lei alla fine non aveva completato l'acquisto, ma le sono arrivati lo stesso dei leggings, anche se di un colore diverso. Quindi, se siete curiose e avevate vinto ai tempi, cioè se vi era arrivato il famoso link per acquistarli, io vi suggerirei, se siete curiose, di andarlo a ripescare e di comprarli questi famosi leggings perché, scusate, mi devo levare le mani così, perché stanno arrivando, quindi contro ogni pronostico i leggings stanno arrivando. Avrei voglia di parlarvi di alcune cose che ho comprato, non che mi sono arrivate, che ho comprato io. Però, visto che fra le varie cose ci sono un paio di stivaletti che sono state consegnate dal mio amico Massi in palestra e io non ci andrò prima di lunedì, stavo pensando che magari questa parte degli acquisti la lascio separata da questo video chiacchiere e ve ne parlo quando per l'appunto arrivano, cioè riesco ad andarmi a prendere gli stivaletti e mi arriva l'altro pacco, insomma ho fatto un piccolo ordine ieri e ho un sacco di idee, un sacco di video, dovrei non andare più a lavorare, stare a casa a fare video. Ho visto 3 film in volo, ve li dico. All'andata ho visto Colette con Keira Knightley, basato su una storia vera. Questa Colette è esistita sul serio. E vi dico, noia. Noia, noia, noia. Cioè, peccato perché un personaggio femminile indubbiamente interessante, secondo me lo stesso film poteva essere realizzato in maniera un po' più avvincente, magari tagliando tutta la parte che la lega alla scrittura e al marito e approfondendo un po' di più quella che è la sua vita dopo, che secondo me è la parte più interessante. Questo l'ho visto all'andata, la sera. All'andata, al mattino, ho visto invece il film di Fabio De Luigi, che tra l'altro è uscito da poco, Ti presento Sofia, una cosa del genere, quello in cui lui fa finta di non avere una figlia, simpatico, commediola, cioè dubito che vada agli Oscar, però simpatico. E poi invece al ritorno ho visto un film con Melissa qualcosa, la Suki di Una mamma per amica. Avete presente Suki di Una mamma per amica, che poi faceva anche quell'altro telefilm in cui c'erano lei e il marito, entrambi cicciottelli, una serie TV. Lei, Melissa McCartney, una McCartney, no, non mi ricordo bene il nome e cognome, però se pensate alla Suki di Una mamma per amica vi viene in mente subito. Il film si intitola in italiano Potrai mai perdonarmi, una cosa del genere. Comunque anche quello è al cinema adesso e parla di questa scrittrice di biografie che in un momento di down totale della sua carriera, e anche un momento di down di vita in generale secondo me, per tirare su 2 soldi falsifica, scrivendo lei, lettere che vengono attribuite a scrittori famosi.
Un film carino, secondo me, un film carino, abbastanza anche non triste, però toccante, perché insomma la vita di lei non è che ispiri proprio. No, vedete che mi viene ancora un po' questa roba triangolo, quindi io mi risposto di qua, no? E la vita di lei non è che sia proprio questa roba piena di emozioni. Uccidetemi, ragazze, uccidetemi. No, come li possiamo fermare allora? Perché vi spiego, il problema è l'effetto triangolo. Se io faccio così, meglio, vero? Dovrei farlo anche, dico, vabbè, potrei anche risolvere queste cose da sola e non mentre parlo con voi. Però, quel film lì, mi è piaciuto, mi ha anche un po' commossa, devo dire la verità. Il mio collega anche di fianco a me l'ha trovato un po' lento, però anche lui è piaciucchiato. Ho invece quasi finito, perché sono arrivata, ho perso il segno qui, sono arrivata a pagina 251. Ecco, l'ho iniziato poco prima di partire. Vi ricordate che vi avevo detto che mi era piaciuta tantissimo la serie Sharp Objects che avevo visto su Sky? Ho quasi finito il libro, perché in genere leggo prima i libri e poi guardo i film, però in questo caso, avendo visto prima la serie TV, volevo vedere quanto rispecchiasse il libro, e lo rispecchia tantissimo. Tra l'altro, di questa autrice, Gillian Flynn, autrice di Gone Girl, che mi è piaciuto tantissimo anche questo film, Gone Girl, se non sbaglio il titolo italiano era L'amore bugiardo, Ben Affleck, tizia fuori di testa che fa finta di essere ammazzata da lui e poi sparisce, quel film lì. E avevo già letto di lei Dark Places. Se non sbaglio, la realizzazione, cioè la trasposizione cinematografica di Dark Places, di quest'altro libro che avevo già letto sempre di lei, è con Charlize Theron. Quindi questa è un po' la panoramica. Ok, ho finito le chiacchiere. Ieri sera sono tornata e per rimetermi subito, cioè ho avuto a che fare con persone che mi hanno rotto le scatole per giorni e giorni e giorni, quindi volevo proprio un po' staccare ieri. In realtà ero stanca, altrimenti sarei andata da Rossella. Comunque mi sono guardata a casa La scelta di Lorenzo. E stanotte, cioè, pensate la mente come funziona. Stanotte ho sognato Lorenzo e ho sognato anche Gali. Perché ieri su Instagram ho visto che Gali sta uscendo con Maria Carla Boscono. Questa cosa, siete che questa notizia mi è rimasta in qualche angolo del cervello, forse in quello che poi elabora i sogni, non lo so, perché stanotte ho sognato Gali e Maria Carla Boscono. E tra l'altro all'inizio del sogno ero io Maria Carla Boscono, cosa veramente che evidentemente no. E quindi ho fatto questo sogno un po' strano. Vi faccio un piccolo riassunto dei video che vi farò prossimamente. 1, 2, 3 outfit, di cui uno è questo vestito che vabbè rilaverò, rimetterò, quindi diciamo che magari fra una settimana vi farò questo video. Skincare, gennaio-febbraio, 70-80% di prodotti Estetista Cinica, ma anche altri. Così poi, visto che delle creme sto utilizzando le mini taglie, quando le finisco poi cambio skincare e passo ad altre cose. Dopodiché, cos'è questo? Ok, dopodiché video, ed è il primo che farò probabilmente appena mi arriva il pacco, appena riesco a prendere i due pacchi della roba che ho ordinato la settimana scorsa prima di partire, vi volevo fare un videuzzo su cose nuove arrivate. Ok, sono tornata, mi è piaciuta questa trasferta, ma sono anche sempre contenta di tornare a casa perché mi mancano i miei ragazzi, tutti quanti, i miei maschietti di casa, Vero e Rino. E niente, adesso mi metto per l'appunto a riordinare tutto quanto perché sono proprio in una fase. C'è troppo casino in questa casa. Casa mia è piccola, io ho tante cose e quindi o tengo la situazione sotto controllo o finirò come sepolti in casa in cui le creme prenderanno il sopravvento su di me. Vi saluto, auguro a tutte un buon weekend. Noi ci vediamo presto. Ah sì, questo colorito tra l'altro che vedete, adesso io non so se riesco a farvi vedere. Ecco, sono stata al sole 2 ore, avevo messo la protezione, tra l'altro 50, ma evidentemente non bene, o comunque l'avrei dovuta mettere più spesso. Adesso in faccia il colore si è, diciamo, stabilizzato ed è accettabile, ma vi assicuro che facevo abbastanza ridere e mi sono bruciata. Noi ci vediamo presto, buona giornata a tutti.